Dopo la sciagura dei mondiali in Qatar, che hanno portato miliardi ad Hamas per fare tunnel e mettere via armi, e costruito campi di schiavitù, mentre l'Occidente si faceva bello della trasformazione del suo momento di gioia collettiva, che erano i mondiali nella storia del calcio normale, era evidente che i paesi arabi avevano già in serbo un'altra vittoria, quella dell'Expo, e avranno anche i mondiali del 2034, perché l'Occidente per il 2030-2034 sarà di fatto arabo, nel senso che in questi anni che ci separano da questo evento straordinario coperto da tutti i veli, quello dell'Islam e quello dell'ipocrisia, noi saremo di fatto in gran parte una loro proprietà, lo saranno molte delle nostre case, come lo sono le nostre squadre di calcio, come lo è la Formula 1, come lo sono molte banche, come lo sono gran parte delle strutture tecnologiche e delle infrastrutture che l'Occidente ha messo in vendita, senza rendersi conto che l'insieme di tutto quello che stiamo vivendo, cioè un'integrazione che di fatto non si è mai realizzata secondo le regole della democrazia liberale, ma casomai si realizza mutando le attese, le aspettative e i comportamenti della democrazia liberale. E questa è la parte bassa della questione, cioè che riguarda larghe fasce della popolazione che sono in contatto con comunità che non hanno nessuna intenzione di venire qui per vivere con le nostre regole, ma piuttosto di convincere noi e quel poco che ci resta delle nostre grandi parole, libertà, democrazia, rispetto, che bisogna un po' vivere come vivono loro, perché ormai la parola rispetto in Occidente significa sostanzialmente dire sempre di sì. Se più stali nella scala gerarchica e più tu vedi che anche i soldi veri, senza regole né etiche né di controllo, perché almeno in Italia e in Europa dicono che quando arrivano tanti miliardi per fare eventi internazionali c'è la corruzione, arrestano un po' di gente, è vero, è successo, poi le condanne bisognerebbe andare a vederle, perché di quelle non si sente molto parlare, sono tutti arresti, inchieste che poi finiscono nel nulla, ma se non altro li arrestano, mentre stiamo sicuri che là la corruzione non la arresta nessuno, perché fa parte del sistema, lì viaggiano i soldi come abbiamo visto all'Europarlamento dentro sacchi di juta, quindi figuriamoci. Queste quantità di miliardi che stanno iniettando nel nostro sistema servono a comprare il sì dell'Occidente, abbiamo visto i francesi, i nostri cugini d'Oltralpe che hanno le periferie messe a ferro e fuoco e Parigi bloccata un giorno sì e un giorno no, abbiamo visto i tedeschi con Scholz in crisi politica gigantesca che ha perso tutte le elezioni nei Land, abbiamo visto in Olanda il vice di Ursula von der Leyen che per 4 anni ha fatto il talebano del Green proponendoci un'Europa avanzata, è andato a candidarsi a casa sua e l'hanno cacciato in malo modo. Tutto quello che sta succedendo ci dice semplicemente che Roma farà l'Expo, nel senso che sarà una delle tante capitali di paesi ormai a capitale arabo che assisteranno all'Expo nella nuova capitale economica di un Occidente in crisi di identità. Perché succede questo? Perché non può essere solo questo. Solo questo, guarda, è molto semplice. No, questo a livello alto, ma poi esiste un'opinione pubblica che si fa fregare, no, da queste robe qua. Si fida di gente di cui non ti puoi più fidare. E perché non ti puoi più fidare? Poniamoci la domanda alla base di tutto questo, no? Noi vediamo la sinistra in difficoltà. E ci domandiamo, ma perché la sinistra è in difficoltà? La Schlein non è abbastanza brava? E Conte non è abbastanza bravo? No, Conte e la Schlein sono bravissimi. Il problema qual è? Che se la sinistra è esistita per 100 anni criticando il capitalismo quando funzionava, cioè quando le fabbriche erano sicuramente modelli migliorabili, il fordismo era sicuramente un modello migliorabile, ma hanno redistribuito il reddito, hanno creato istruzione, hanno creato welfare, hanno creato famiglie più ricche, hanno creato figli più ricchi e più colti dei loro genitori, quindi avevano anche delle cose positive. Eppure la sinistra era forte nella critica al capitalismo,
nel momento in cui il capitalismo è questo che vedi, cioè la compravendita emozionale di blocchi interi di civiltà costruite nei secoli senza che nessuno possa dire niente, la sinistra cosa fa? Lo appoggia. Lo appoggia e lo finanzia, perché abbiamo visto l'inchiesta sul Qatar Gate a chi faceva riferimento. Allora, quando tu sei in una democrazia così, contesti la destra perché è fascista e non lo è, e la sinistra è alleata con i grandi capitali che stanno devastando la vita quotidiana di milioni di persone, che domanda ti puoi fare? Perché succede? Perché è ovvio che succeda. E perché se noi non poniamo la questione etica al centro dei rapporti istituzionali con i paesi esteri non ne verremo mai fuori. Ma com'è possibile che in Italia possano operare banche di paesi che impiccano gli omosessuali o picchiano le donne? Questo dovrebbe essere vietato da qualunque tipo di convenzione, di accordo tra istituti bancari. Qui le white list le fanno sulla base dell'origine dei capitali, ma l'origine dei capitali in questo caso è in mano a sultani e a emiri e agli Ayatollah che hanno il Corano come riferimento e che usano la violenza per mantenere il potere nei loro paesi. Questo è legittimato nell'Occidente, dove tu però se dici una parola fuori posto non sei politicamente corretto. Ma come puoi pensare che un sistema del genere possa affidare l'Expo a Roma, la città aperta per definizione, multietnica per definizione, che ha attraversato la storia? È evidente che il nostro tempo è finito. Ma nessuno lo dice, perché la politica è stata acquistata da questo tipo di interessi e ha a che fare con quel tipo di capitali, perché queste persone sono in grado di mettere sul mercato italiano 100 volte i soldi di una finanziaria in una settimana. Quindi chi può dire di no a questi signori? Beh, no, questo comunque rimane il fatto che a livello decisionale il tuo discorso fila. Poi vorrei capire perché quando l'opinione pubblica, cioè mezzo milione o più di persone, prevalentemente donne, che vanno in piazza sabato, poi inneggiano alla Palestina, che leggiamo poi su Repubblica da parte di un giornalista palestinese, attenzione, non israeliano, non americano, il coraggio di Fatma, bado a tutti e mio marito ora non mi picchia più, e che poi dice nell'articolo, nel corpo dell'articolo, dice i maschi palestinesi picchiano tutte le donne perché le considerano proprietà privata. Allora, se c'è un posto dove è impossibile appoggiare un tipo di cultura come questa, è proprio una manifestazione contro la violenza sulle donne, eppure li abbiamo sentiti gli slogan pro palestina. Ma perché noi non ci diciamo la verità? Vedi che cosa avviene? Noi non ci diciamo la verità, quindi noi manifestiamo per ideali che sono completamente spiantati rispetto alla realtà fattuale. Noi non vediamo i fatti, noi abbiamo assistito all'omicidio di una ragazza che si chiama Giulia da parte del suo ex fidanzato e ci siamo autoaccusati in un dibattito surreale di essere i mandanti, quelli che hanno armato la mano di questo ragazzo, e nello stesso tempo in cui manifestavamo per lei stavamo appoggiando regimi dove quel tipo di violenza è considerata la norma. Cioè, questa confusione sentimentale, non è neanche ideologica, sentimentale, è quella di un paese in crisi e di un'Europa in crisi che, non sapendo più chi è, si attacca a degli slogan. Hai visto questa coincidenza della guerra, l'attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele per il compleanno di Putin e la liberazione come regalo degli ostaggi russi per il suo appoggio, che unisce le due guerre, ti fa capire qual è il mondo reale e di che cosa noi viviamo in Italia, di odio, rancore e violenza in dibattiti politici provinciali che sono completamente avulsi da ogni realtà materiale che hai davanti e che è gigantesca, è come un film e non lo guardi. Guardi i titoli di coda che qualcuno ti mette per dirti che cosa avresti visto, e anche se ti rendi conto che quello che hai visto non è quello che stai dicendo, ormai fai parte di una squadra, è come Harry Potter, o sei un Grifondoro o sei un Serpeverde. La magia della politica, sostanzialmente, la capacità di cambiare la realtà
con l'ideale, perché con i soldi non può farlo, con le azioni non può farlo, e farti credere che se tu la pensi così vivi in un mondo migliore. È un occidente drogato quello in cui ci troviamo, e va denunciata questa droga occidentale, questa farsa continua. Solo che cosa manca in occidente, cosa manca alla destra di governo e cosa manca alla sinistra di opposizione? Il pensiero. Perché ormai il pensiero non c'è più, e l'Occidente si è retto sul pensiero, sui grandi intellettuali che contrastavano i governi, ma facevano anche riflettere i governi, li portavano a, come dire, a una connotazione di sviluppo lento, dove l'opposizione aveva un ruolo dialettico, mentre oggi è odio puro. Noi stiamo combattendo con la violenza stiamo combattendo con l'ignoranza, l'ignoranza. E chi arriva? I violenti e gli ignoranti, che prendono in mano con quantità di denaro enormi quello che resta delle nostre rinsecchite finanze. Oh, io penso sempre, ma forse mi illudo, che uno possa essere inclusivo senza rinunciare alla propria cultura, alle proprie tradizioni, cioè non c'è bisogno di dire fai quello che te pare, insomma, ecco, io però evidentemente succede questo. È giusto quello che dici, questo dovrebbe essere per noi una specie di monito, di imperativo. Noi abbiamo vissuto i secoli più grandi dell'Occidente, che costruiva tra mille errori il suo pensiero, il suo modo di essere società, proprio sul tema che tu poni, cioè la capacità di includere restando diversi.